Amici ascoltatori, benvenuti e ben ritrovati. Ben ritrovati a questo Salottiamoci che propone un'altra rubrica, Vita di Parrocchia. L'abbiamo avviata già da qualche settimana, noi proseguiamo questa rubrica in compagnia di Don Pinuccio Magarelli, che è il parroco di San Pio X, una chiesa che raccoglie uno dei quartieri, diciamolo pure, più ampi, più estesi della nostra città. Voglio ricordare che Don Pinuccio Magarelli è parroco da 10 anni in questa parrocchia, però ecco, vorrei che ricordasse lui una ricorrenza particolare sulla quale sarebbe il caso di soffermarsi. Prego, Don Pinuccio. Sì, grazie Felice. È una ricorrenza significativa perché quest'anno ricorre il 40° anniversario della istituzione della parrocchia. La parrocchia fu istituita il 1° novembre del 1971 dal vescovo Monsignor Achille Salvucci, all'epoca amministratore apostolico era Monsignor Settimio Todisco. La parrocchia fu istituita perché Molfetta si stava espandendo da questa zona, quindi il vescovo per venire incontro a quelle che erano esigenze pastorali della nuova zona di espansione di Molfetta istituì questa parrocchia in onore di San Pio X e anche per ricordare il seminario regionale, perché sappiamo bene che San Pio X è stato colui che ha istituito i seminari regionali e quindi ha voluto anche il seminario regionale qui in Puglia. E quindi il vescovo Salvucci istituì questa parrocchia sia per le nuove esigenze pastorali, sia in ricordo del Santo Padre Pio X. Senti, Don Pinuccio, hai ricordato alcuni cari vescovi. Voglio chiederti questo. Guardiamo un po' più in avanti, non in prospettiva, in futuro, i giovani. Tu hai raccolto all'interno della tua comunità parrocchiale veramente un numero incredibile di ragazzi. Ecco, non è facile. Il, diciamo, grosso compito che ha la Chiesa in questi ultimi anni diventa sempre più gravoso. Beh, sì, la Chiesa è madre e sappiamo bene che proprio per questi 10 anni i vescovi italiani stanno stimolando la Chiesa, quindi sacerdoti, laici, ad educare proprio le nuove generazioni. Il documento programmatico si intitola appunto Educare alla vita buona del Vangelo. Effettivamente qui c'è un bel gruppo di giovani, di ragazzi, di bambini. Abbiamo concluso da poco l'oratorio estivo che ha visto la partecipazione di circa 400 ragazzi dalla prima elementare alla terza media. E effettivamente si lavora molto con i ragazzi e bisogna dire anche con le famiglie perché se si sensibilizzano le famiglie, poi è facile anche coinvolgere i giovani e i ragazzi. Effettivamente c'è una bella collaborazione, buona collaborazione sia con le famiglie del territorio parrocchiale sia con i giovani e poi diciamo diventa semplice dopo, anche dopo il catechismo, che bene o male finisce a giugno, diventa anche più semplice coinvolgere i ragazzi per le attività estive che non sono soltanto l'oratorio ma sono anche i cambi scuola che inizieremo fra poco. Senti, Don Pinuccio, il rapporto con le famiglie e col volontariato. Beh, devo dire, il rapporto è un po' duplice con le famiglie. Le famiglie, diciamo, sono quelle che frequentano la parrocchia e sono le più sensibili, e poi sono le famiglie del territorio parrocchiale che cerchiamo di coinvolgere con varie iniziative. Per esempio, c'è stato proprio il 40° anniversario della parrocchia che ci ha spinti a stimolare le famiglie del territorio. Faccio un esempio, il presepe vivente che abbiamo fatto, no? È stata una delle iniziative del 40° anniversario. Il presepe vivente non è stato limitato soltanto a chi frequenta la parrocchia, ma attraverso così tanti strumenti di comunicazione, non ultimo internet, Facebook e quant'altro, abbiamo cercato di coinvolgere proprio le famiglie del territorio parrocchiale che si sono dimostrate abbastanza attente e sensibili. Come pure c'è stato durante la Quaresima la venerazione della Sacra Spina di Andria, anche qui molte famiglie si sono avvicinate insieme a maggio, quando abbiamo avuto l'onore di conservare l'icona della nostra Madonna dei Martiri.
Ecco, da questo devo dire che è importante anche le attività che facciamo con le altre agenzie educative del territorio parrocchiale, tipo le scuole, no? Qui abbiamo nel nostro territorio tutti i tipi di scuola, c'è la Rosaria Scardigno, la scuola media primo gruppo e l'istituto tecnico. Con loro facciamo diverse iniziative durante l'anno, devo ringraziare i dirigenti, anche i docenti, e grazie anche alla loro collaborazione e alla presenza dei ragazzi, dei giovani qui in parrocchia che aderiscono alle iniziative, anche le famiglie vengono coinvolte. Discorso del volontariato. Beh, il discorso del volontariato è un po' particolare, forse sul volontariato ci dovremmo riflettere tantissimo. A questo punto magari parlo sia in veste di parroco del territorio come anche di correttore della misericordia, no? E della misericordia di Molfetta. Devo dire che forse il volontariato deve ritornare alla sua origine. Perché oggi si sta un po' perdendo quello che è veramente il senso del volontariato, cioè la disponibilità, il servizio, l'attenzione agli altri. Oggi forse i giovani si avvicinano al volontariato, per fortuna non tutti, perché c'è anche un certo interesse. E il volontariato puro sta diventando difficile. So che magari per quanto riguarda le iniziative sociali, anche i nostri centri di accoglienza diocesani, c'è un po' di difficoltà nel reperimento dei giovani a fare il volontariato, nonostante l'impegno del Vescovo, la sensibilizzazione che cerchiamo di fare qui in parrocchia. Un po' di difficoltà si trova, probabilmente i giovani devono diventare, ecco, più generosi e innamorarsi di più del vero servizio, quindi che poi è carità. Sono osservazioni che non possono non essere condivise, però tu mi devi consentire una leggera provocazione. Sicuramente la Chiesa sta vivendo, diciamo, un frangente che da un punto di vista storico, sociale, politico molto molto difficile, però noi restiamo più nello specifico, no? La vita di parrocchia della tua comunità, quali sono le maggiori difficoltà che tu stai incontrando? Ma devo dire che grosse difficoltà, grazie anche alla collaborazione, ripeto, di tanti laici, di tante grosse difficoltà non ce ne sono. Qui viviamo in un quartiere, diciamo, che socialmente lo potremmo definire anche tranquillo, escluso qualche zona, sì, quartiere abbastanza tranquillo. La difficoltà è forse quella economica. Magari tante famiglie monoreddito, qualche famiglia che ha perso il lavoro e oggi quando si arriva a una certa età e si perde il lavoro a una certa età, poi diventa difficile ritrovarlo. La difficoltà è quella delle famiglie che sono un po' in crisi e quindi diventa difficile anche il rapporto con i figli, l'inserimento dei figli. La difficoltà sono quelle dei giovani che non riescono a trovare lavoro. O di quei giovani che magari hanno un lavoro part-time o a tempo e quindi il problema del loro inserimento per formare una famiglia, l'inserimento nella società e quant'altro. Quindi le difficoltà di massima qui in questa comunità sono queste che ti ho detto. Un'ultima domanda. Allora, naturalmente non c'è mai la bacchetta magica per risolvere così d'emblée i problemi, però ecco, ti volevo chiedere, tu sei sempre comunque molto disponibile all'ascolto, perché spessissimo la gente ormai non sa ascoltare più e quello che a volte si richiede è soprattutto l'ascolto. E tu questa disponibilità non l'hai mai negata a nessuno, vero? Mi sforzo di fare il mio dovere, credo che uno dei compiti principali del sacerdote è proprio quello di essere disponibile, di saper ascoltare. Sì, effettivamente oggi è difficile ascoltare, perché ascoltiamo tante voci, ascoltiamo tante situazioni, ma forse la voce, cioè quella del Signore, non la sappiamo ascoltare. Credo che se ci sappiamo mettere in ascolto, probabilmente capiremo di più gli altri, le esigenze degli altri e forse capiremo di più anche noi stessi e i problemi della società di oggi e naturalmente anche del nostro territorio e della parrocchia. Ecco, ti ringraziamo tantissimo, nel nostro piccolo è proprio quello che cerchiamo di fare, offrire un piccolo, come dire, fresco, un piccolo spaccato della realtà che si vive all'interno delle comunità parrocchiali e anche, perché no, esternare i problemi che ci sono, ma soprattutto far notare come effettivamente i nostri sacerdoti sono sempre particolarmente sensibili, fammelo dire,
messaggi sempre di pace, di speranza e di carità, vero? È normale, il messaggio del Vangelo, la vita buona del Vangelo si può ridurre senz'altro una parola, amore, ma l'amore vero. Hai finito come non abbiamo concordato nulla, come io avrei desiderato. Grazie e risentirci al prossimo appuntamento. Grazie a te, Felice. Tu hai un amico che ti ama, più forte via, che ti ama, che ti ama. Tu hai un amico che ti ama, il suo nome è Gesù. Che ti ama con suo immenso amore. Che ti ama col suo immenso amore.